ultimo mercoledì di campionato, quello di domani in Serie D, prima del rush finale di sabato con la 34esima giornata anticipata di un giorno, tranne due match che riguardano formazioni abruzzesi e che si giocano di lunedì per permettere i recuperi nella giornata di venerdì. Ma tornando al turno di domani, scontro tutto abruzzese al Savini di Notaresco con il rossoblu che dopo il 4-4 di domenica Recanati, che ha dato il via libera alla promozione del Campobasso in Serie C, se la vedranno con il Giulianova, reduce da un altro X scoppiettante, quello interno del Fadini contro il Matese. Rossoblu senza l'infortunato Banega, uscito anzitempo al Tubaldi, e senza lo squalificato Marchionni, espulso nel finale di gara, ma con la certezza, 180 minuti dal termine, di avere in tasca la seconda posizione in classifica. Dall'altra parte un Giulianova salvo e tranquillo che, come accaduto due giorni fa, potrà dare spazio anche ad altri giovani dell'organico. Anche quando le cose sono andate male c'era sempre una consapevolezza in noi tecnici e in me, la consapevolezza di potercela fare sempre comunque. È chiaro che addirittura all'inizio c'era anche la possibilità di non fare per distanziamento addirittura il playout, per cui è stato fatto un lavoro ottimale proprio perché ci siamo avvicinati sempre di più alla terz'ultima e quindi abbiamo ridotto lo svantaggio che quantomeno ci consentiva di fare playout. Però noi prima della sentenza venivamo, come dicevo prima, tre vittorie consecutive, per cui eravamo in crescendo. Trasferta molto insidiosa per il Pineto, che deve centrare un risultato positivo contro il Matese, perché la sconfitta di domenica in casa col Castelfidardo obbliga l'11 di Marco Pomante in chiave playoff ad uscire almeno indenne dall'impianto campano, per non doversi giocare tutto nei 90 minuti conclusivi, che sarebbero comunque col Campobasso già promosso in C. Tenere a distanza proprio il Castelfidardo, sesto e prima delle escluse dai playoff, ma impegnato contro l'Agnonese penultima, è l'imperativo per la formazione biancazzurra. È stata una partita che è stato un peccato perderla, perché penso che ai punti sicuramente non abbiamo meritato di perderla. Va dato merito al Castelfidardo che ha saputo star bene in campo, è riuscito a soffrire nei momenti dove doveva soffrire e poi nell'unica occasione della ripresa ha portato via questa vittoria. Penso che il portiere loro sia stato fra i migliori in campo, ha fatto due o tre interventi veramente importanti. Però nel calcio succede, ora mercoledì ripartiamo, c'è subito un'altra prova, il destino è nelle nostre mani per arrivare dentro i playoff. Ma dopo forse qualche sconfitta ti riviene sempre quell'appetito che forse ti è mancato nel non centrare la vittoria, il successo. Detto questo, sappiamo che abbiamo due finali perché devono essere interpretate così. La prima è mercoledì a Matese su un campo non facile. Quindi mercoledì bisogna fornire una grande prestazione per portare via un risultato positivo. Chi invece se la vedrà col fanalino di coda è la Vastese all'Aragona contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio. Impegno non impossibile per i biancorossi di D'Addario, ma i marchigiani domenica contro il Castelnuovo hanno dimostrato nuovamente di essere allo stato attuale formazione che, benché retrocessa, vende cara la pelle. Vastese che dopo la doppietta di Martignello con relativo successo a Tolentino confermano un finale di torneo in assoluto crescendo. Ultimo impegno interno invece per il Castelnuovo, che poi avrà due trasferte in pochi giorni. I neroverdi di Guido di Fabio se la vedranno col Rieti senza Terrenzio, ancora out per squalifica, ma ritrovando davanti Fagioli. Poi, come accaduto anche la scorsa settimana, spazio all'ultimo recupero, quello del Tubaldi contro la Recanatesi di venerdì, che farà slittare l'ultima di campionato a Giulianova, altra trasferta a lunedì. Così come nello stesso giorno chiuderanno Recanatese e Vastese, sempre nell'impianto leopardiano. Chi invece domani potrebbe raggiungere la quarta serie nazionale è il Chieti, che vincendo a Capistrello tornerebbe in Serie D dopo aver mancato il primo match ball di domenica all'Angelini contro l'Avezzano. Il campionato si chiude nelle prossime partite, quindi bisogna stare tranquilli, questa è la mia esperienza, questo mi dice. Noi arriveremo in Serie D, quindi nessun problema. Abbiamo fatto un altro passetto verso la Serie D e dobbiamo farne un altro e lo dobbiamo trovare tra mercoledì e domenica prossima. È inutile fare altre congetture perché non servirebbe proprio a nulla. Capistrello, la ciliegina sulla torta, certamente non troveremo un Capistrello arrendevole, come non lo è mai.
E sarà una partita dura, noi continueremo a fare il nostro gioco e speriamo di portare il risultato a casa, però vi ricordo che l'Aquila a Capistrello stava perdendo fino a qualche minuto alla fine, ha rimesso a posto una partita negli ultimi minuti, quindi questo è un segnale che tutte le partite sono molto impegnative e quindi i ragazzi devono tornare a essere concentrati e, come dire, avere ben chiaro l'obiettivo che devono portare a casa.